Salve a tutti e benvenuti a OptiTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di paralisi accomodativa, che è una disfunzione binoculare accomodativa la quale interessa un blocco dell'accomodazione e quindi della capacità degli individui di identificare target a varie distanze. Le cause che inducono questa disfunzione binoculare sono soprattutto traumi a livello della muscolatura oculare intrinseca, oppure dei traumi o delle problematiche che interessano il network neuromotore a più livelli. Dal punto di vista dei segni clinici possiamo osservare direttamente una miriasi pupillare e poi attraverso vari test, ad esempio attraverso il PPA, una ridotta ampiezza accomodativa. Dal punto di vista invece della sintomatologia abbiamo soprattutto una visione annebbiata a distanza prossimale e la difficoltà palese nel cambiare l'identificazione da una distanza all'altra, ad esempio identificare un target che si trova a 40 cm e poi un altro a 50 oppure a 30. Dal punto di vista invece delle soluzioni, ciò che possiamo fare è aiutare l'interessato da questa disfunzione binoculare attraverso delle lenti progressive, perché vanno in un certo qual modo ad agevolare l'identificazione alle varie distanze, oppure il positivo sostanzialmente è incluso nel progressivo, almeno a distanza prossimale. Difficilmente si propone un bifocale, a meno che il progressivo non viene tollerato, e col training si può fare poco in questo caso. Non è tanto un problema di training, bisognerebbe più che altro trovare la causa della paralisi se possibile, altrimenti inviare l'interessato da questa disfunzione binoculare presso un oftalmologo, insomma altri professionisti che possono aiutarlo. Bene, noi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Bella OptoStyle.